il tempo all'obiettivo. Leggevo un passo di un libro di Hervé Barmas, che è un bravissimo alpinista, che parlava di un episodio accaduto di quando lui stava salendo una via sul Cervino e salendo ha raggiunto diciamo degli alpinisti un po' più anziani e decisamente più lenti di lui, che pur essendo preparati erano comunque convinti di riuscire a salire in cima al Cervino e tornare poi giù al rifugio in giornata. E lui diceva e scrive che comunque quel tempo lì non è comprimibile, cioè se tu hai un certo passo non puoi accelerarlo. Infatti lui ha detto a costoro, ha detto: guardate che dovete attrezzatevi già per dormire questa notte, perché con quel passo lì non ce la fate ad andare su e giù. E loro invece ovviamente si sono indispettiti, ed è questa è una cosa classica che succede anche, io direi, in qualsiasi sport, ma nella vela soprattutto, dove ti può sembrare di riuscire a fare il colpo di coda, no? L'accelerazione improvvisa che ti consente poi di colmare un gap in termini di tempo. E questa è una cosa che in realtà può succedere in una regata in particolare. Può anche succedere che tu colmi una distanza che hai con diciamo un tuo avversario che ti precede, però la verità è che non colmerai mai una distanza tecnica in un brevissimo periodo come si pretende spesso di fare. Quando il livello è alto, il livello di prestazione è dato da una somma di piccole cose. E noi invece molte volte pensiamo di dedicare un mese e mezzo di preparazione e riuscire a colmare magari quei, fate conto, anche solo 30 metri di media in una bolina. Invece quei 30 metri lì sono sudore, lacrime e sangue, magari sono 2-3 anni di lavoro tecnico, lavoro quindi sui materiali, lavoro su te stesso, sulla tua tecnica personale, sulla tua capacità di interpretare il vento, sulla tua capacità di effettuare le manovre in maniera corretta. Insomma, quel tempo lì non è comprimibile se non per un colpo di fortuna che ti può durare l'arco appunto di una prova singola, ma sicuramente non nell'arco di un campionato. Dobbiamo cercare sempre di valutare l'obiettivo non solo dalla sua distanza in termini fisici, ma dalla sua distanza in termini di tempo. Quel tempo lì molto spesso non riusciamo a schiacciarlo. Quindi la nostra scelta è: o continuiamo ad inseguire il medesimo obiettivo, accettando il fatto che lo raggiungeremo in un tempo più lungo rispetto a quello che ci eravamo prefissati, oppure semplicemente rinunciamo all'obiettivo e torniamo indietro. Ciao, buona giornata.